bentornati a un nuovo appuntamento con il telesettimanale di Voce TV. Il sindaco Campedelli e la sua vice Borsari. L'ingresso dell'Italia dei Valori in giunta ha coinciso con l'ordinanza sul divieto del consumo di alcolici in centro. Una svolta che promette sviluppi. Ammonta a 52.000 euro la maggiorazione che le casse comunali dovranno sostenere per pagare il rientro anticipato dei dirigenti decaduti con il sindaco uscente. Il distacco non sarà di un mese ma di sole 3 settimane. L'ospedale Ramazzini ha ottenuto il bollino rosa come struttura sanitaria d'eccellenza nell'assistenza alle donne, il riconoscimento conferito da ONDA, Osservatorio Nazionale sulla Salute Femminile. Si fa a Carpi il vero sushi italiano, lo produce l'azienda Nexar di Antonella Turchi. Qualità ed estetica al servizio di bar, catering, ristoranti, ma anche di privati. Un saluto dal colonnello dell'esercito Enzo Gasparini Casari, allievo del liceo Fanti a casco blu in Libano. Comanda la Task Force Lancieri d'Aosta. Daniela De Pietri, assente giustificata alla seduta di insediamento del Consiglio Comunale. Ero in vacanza, un viaggio programmato da tempo, spiega, ma il peso della nomina mancata è ancora nell'aria. Ci sarà anche Sintesi Fashion Group all'ottava rassegna d'arte e cultura che si tiene ogni anno al castello di Colloredo vicino a Udine. L'azienda carpigiana esporrà opere fotografiche di sua proprietà. Per l'edizione berlinese di Bread & Butter, Cadica Group ha concorso ad addolcire l'aeroporto del Führer studiando un'immagine ad hoc, successo per l'iniziativa delle granite. Al suo già nutrito parco marchi, K-Art ha aggiunto altre 2 nuove licenze, la presentazione nei giorni scorsi a Firenze nell'ambito di Pitti Immagine Bimbo. Studenti chiamati a esprimersi su vizi e virtù è il senso della serata promossa dalla Fondazione Marilena Ferrari nella ludoteca del Castello dei Ragazzi. Il dibattito ripreso da ETV. Uno spettacolo multimediale per ricordare l'eccidio di Cibeno si intitola Il tempo di parlare. Andrà in scena il 13 luglio alle 21.30 nel Cortile delle Stele tra gli artisti Ballerini Suria e il regista Roberto Zampa. La Revenge, azienda informatica di Torino, ha scelto la Rizzoli Olivetti di Carpi per fare conoscere i suoi prodotti. La presentazione a Palazzo Foresti. Torna Sine Sole Sileo, il salotto culturale ideato da Paolo Dall'Oglio del Teatro di Corte. 4 date dal 12 al 18 luglio. Il tema di quest'anno è il Metalogo. Ed è tutto, grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima settimana.